recensione richiesta tramite donazione Patreon da Mauro Cotta, che mi chiede di parlare del film, se così vogliamo chiamarlo, Troppo Belli, del 2005 di Ugo Fabrizio Giordani, con quei due grandissimi attori che erano Costantino e Daniele di Uomini e Donne. Insomma, questa produzione nacque appunto dal successo di quel programma orribile da De Filippi. Costanzo scrisse questa sceneggiatura di questi due belli della zona che venivano adorati da tutti, che la pigliano nel culo da uno che gli fa fare un book finto, e poi la storiella di questi due che si innamorano, una merda. Troppo belli penso che sia uno dei film più brutti che la storia del cinema abbia mai immaginato, creato, portato. Fu un grandissimo flop al botteghino e di questo ne sono molto fiero. Troppo belli, sì, forse loro. E peccato che il film sia troppo brutto, e anche troppo brutto per poterci ridere. Non è nemmeno un Alex Arieti, è qualcosa veramente di osceno. Non funziona niente, il film è di una tristezza immane, i dialoghi sono da decerebrati. Questi non recitano, sono due pezzenti che vanno a giro su e giù per lo schermo, attraversando insieme ad altri caratteristiche non sanno bene dove sono di casa. E la sceneggiatura è roba veramente da rigozzo, e nel complesso il film è talmente brutto che è veramente quasi da incoscienti, ecco, averlo portato a giro, aver pensato anche che qualcuno lo andasse a vedere, perché questo qui è talmente brutto che anche sotto il livello di guardia dello spettatore medio di un film, di un programma da De Filippi, è talmente brutto che farebbe schifo pure a loro. Cioè veramente siamo di fronte a un troiaio di quelli che non so nemmeno più come descrivere, una cosa che definirla cinema è solo perché è un audiovisivo, ma in realtà più che cinema questo è veramente la spazzatura, la morte, la fine, la distruzione, ecco. E meno male è andata a scomparire, e mi hanno richiesto questa recensione, credo per sentirmi dire che è una merda, ma non credo che servisse, perché che è una merda Troppo Belli lo sanno anche i muri. Se qualcuno difende questo film vuol dire che ha dei seri problemi, visto che il film fa talmente ca, ma talmente ca, che secondo me anche chi l'ha fatto quando lo guarda si sente male e chiede perdono all'inginocchio tre volte al Dio a cui è fedele, perché qui siamo di fronte veramente a qualcosa di inconcepibile, inguardabile, indegno, anche indegno di essere nominato. Quindi la finisco qui con questo Troppo Belli del 2005, una delle cose più fetenti che mai mi sia capitato di vedere, un cesso immane che manco è trash, perché non riesce a strapparti una risata, ti fa solo incazzare per vedere quanti soldi sono stati buttati via per fare questa merdata. Praticamente riesce a quasi a far sembrare un film Vita Smeralda, ed ho detto tutto.